Buonasera e grazie della vostra presenza, della vostra attenzione. Vedete, noi siamo convocati qui questa sera nel nome della filosofia. Non so perché siete venuti qua, ma se essendo questa filosofia al mare, filosofia, è la filosofia che ci convoca. Il titolo della mia relazione è Il lavoro interiore, e la filosofia è lavoro interiore. Ah sì, per qualcuno può essere lavoro esteriore, perché la insegna, perché scrive, perché vive di questo, ma non basta l'esteriorità a far entrare un essere umano a contatto effettivo, reale, autentico con quella dimensione che viene chiamata da 3.000 anni o giù di lì, forse un po' meno, insomma, viene chiamata filosofia. Occorre il lavoro interiore. Occorre il lavoro interiore. Voi potete avere persone che passano la vita a insegnare filosofia, a fare cioè lavoro esteriore sulla filosofia, e che non hanno mai toccato, non sono mai giunti a quell'effettivo laboratorio, chiamiamolo così, laboratorio, che ha a che fare con l'interiorità. Poi io specificherò tutti i termini, cosa intendiamo per lavoro, cosa intendiamo per interiore e interiorità, e quindi anche cosa intendiamo per lavoro interiore. Ma adesso mi devo scaldare e quindi vado così. E potete avere invece persone che non sanno niente di filosofia, che non hanno idea dei nomi dei filosofi e che tuttavia lavorano interiormente, persone semplici e che però prendono la vita con filosofia, come si usa dire nel linguaggio ordinario. Cosa vuol dire prendere la vita con filosofia? Vuol dire, secondo me, porre un distacco tra la nostra emotività, tra la nostra personalità, tra il nostro ego, tra il nostro sé, insomma quella cosa che dove noi siamo noi, è la vita. Una specie di polmone, una specie di recinto, come chiamarlo, che ti mette in un certo senso a un passo più in là rispetto a quello che ti accade dalla vita. Chi non prende la vita con filosofia viene preso dalla vita e quindi fatto salire o fatto scendere e si arrabbia e si deprime e si esalta e insomma passa, si oscilla come le onde del mare, come le correnti dell'aria, non ha un baricentro, non ha una stabilità. È in balia dei venti, delle onde, dell'esistenza. Chi prende la vita con filosofia, invece, ha qualcosa a cui aggrapparsi, ha qualche cosa che lo mette al riparo rispetto alle onde, rispetto alle correnti emotive, interiori, alle arrabbiature, e prende la vita con filosofia. E sorride. Philosophus semper laetus est, diceva Raimondo Lullo. Il filosofo è sempre lieto. Voi capite gli autentici filosofi, quelli che lo sono, non perché fanno lavoro esteriore, ma lavoro interiore, perché hanno questa dimensione di distanza, sì, di distanza rispetto alla corrente della vita, ma non è una distanza di supponenza, perché sono alteri, altezzosi, no, ma perché forse sono più in profondità rispetto all'emotività che ci prende e ci trasporta. Sto parlando della saggezza,
E allora voi avete persone che non sanno niente di filosofia, lo ripeto, non potrebbero dire che cosa pensava Heidegger, oppure Jaspers, oppure Platone, oppure quelli che volete voi, non, no, eppure sono sagge. E quando le incontrate avete l'impressione che sono un porto dove voi con la vostra barchetta potete serenamente attraccare se avete bisogno. Se siete nelle turbolenze delle onde della vita, ecco, quella persona rappresenta un porto e ci potete arrivare e siete sicuri che vi ascolta. Magari non dirà niente, ma vi ascolta. E questo ascolto è forse già tutto, forse quando abbiamo problemi noi prima ancora che soluzioni abbiamo bisogno di trovare un porto, di trovare qualcuno che ci ascolti. Tutti sono capaci, tutti, sto esagerando, ma insomma la prima tentazione, diciamo così, è quella di dare soluzioni, invece stare in silenzio, ascoltare, disporsi come un porto accogliente. Vieni, c'è posto per te, c'è spazio dentro di me, ti ascolto, dimmi. Ecco, questo vuol dire prendere la vita con filosofia, cioè avere questo amore, filosofia, vabbè, siamo proprio alle cose, filein, amore, sofia, la sapienza. Ecco, avere amore per come la vita dovrebbe essere, perché uno dice, ma scusami, la vita è quella cosa che stai dicendo? Io ti rispondo, no, la vita non è questa cosa che sto dicendo. È chiaro che la vita è turbolenza, la vita è irruenza, la vita è prepotenza, la vita è tutto quello che volete voi, potremmo continuare con tutte quelle volontà di potenza, wille zur Macht, volontà della vita, è questa cosa qua, certo, però chi prende la vita con filosofia prende dalla vita il meglio. Perché la filosofia non è una cosa che non esiste nella vita, l'hanno fatta gli esseri umani, quindi vuol dire che esiste nella vita, però non è la vita normale. Allora che cos'è? Forse è la crema? È quello che la vita dovrebbe essere se fosse giusta, se fosse bella, se fosse buona. Kalo kagazia, kalos kai agazos, bello e buono al contempo. E se io penso a Socrate, che è il padre di tutti i filosofi dell'Occidente, insomma, per quelli che vogliono averlo come padre, ci sono quelli che lo detestano. Nietzsche, per esempio, lo detestava, quindi sto esagerando dicendo che il padre... Ma insomma, va bene, è uno dei padri. Beh, se penso a lui, lo penso esattamente così. Certo, capace anche di fare il moscone, il tafano, di smuovere, non solo di essere un porto, ma di essere anche una corrente, questo è chiaro, di mettere in difficoltà, ma per fare che cosa alla fine? Per imporre se stesso, per imporre la propria filosofia, per imporre il proprio volere, il proprio potere? No, perché non sapeva niente, diceva, no, ma per fare che tu diventi te stesso. Perché quello che a me interessa è che tu nasca al tuo vero essere, diceva lui, la cui madre si chiamava Fenarete, sì, qualcosa del genere, ed era un'ostetrica, e ostetrica in greco è la maia, e da cui maieutica, da cui l'arte di estrarre, di far nascere il nostro vero io. Diventa ciò che sei, questo è il lavoro interiore. Allora, adesso un po' mi sono scaldato e quindi vi posso dire come procedo. Procedo così. Primo punto, che cosa intendo dicendo lavoro? Secondo punto, che cosa intendo dicendo interiore? O meglio, che cosa intendo dicendo interiorità? Terzo punto, che cos'è il lavoro interiore a questo punto? Dopo aver chiarito lavoro, interiorità, chiarirò lavoro interiore. E poi il quarto punto, ho scritto qui consigli. Consigli, vediamo cosa esce, consigli del...
Vi leggerò anche tre testi bellissimi. Preparatevi a sentire tre testi bellissimi. Allora, che cosa intendo dicendo lavoro? Voi cosa intendete dicendo lavoro? Quando sentite lavoro, quale colore si accende nella vostra mente? Quale musica si accende nella vostra mente? Quando sentite lavoro, è una musica allegra, una musica triste, che cos'è il lavoro? Beh, guardate, la mentalità comune, quindi la mia, la vostra, la nostra, la mentalità comune è la nostra, noi siamo comuni, chiaro, la mentalità comune, quando pensa al lavoro, pensa a una cosa sostanzialmente determinata da due caratteristiche. Primo, la fatica, secondo, la dipendenza. Devo fare fatica e non devo farla per me, ma devo farla per altri. Di per sé farei a meno di fare questa cosa. Per esempio, che lavoro fai tu? Ma non so, faccio il meccanico. Ecco, farei a meno oggi di aggiustare la macchina di quel signore lì, perché tra l'altro mi sta anche antipatico, però è il mio lavoro, devo farlo, farei a meno. E quindi questa cosa mi... faccio fatica e dipendo e non sono libero. E questa cosa è rispecchiata dalle parole. Il linguaggio non mente mai, o meglio, scusate, le parole, sono esagerato, le parole, le singole parole non mentono. Il linguaggio sì, nel senso di le frasi come insieme di parole mentono, i discorsi come insieme di frasi mentono, eccetera, certo che sì. Anche i libri come insieme di discorsi, poi ci sono tanti libri che sono menzogne. Ma le parole no. Le singole parole rispecchiano sempre, almeno questa è la mia esperienza, una aderenza alla realtà. Perché le parole vengono, è mistero, da dove vengono le parole? Da dove nascono le parole? Ve lo siete mai chiesti? Poi tra l'altro nelle varie lingue, no? Perché una stessa cosa si dice in un modo, si dice in un altro. Vabbè, in ogni caso, lasciamo perdere la piccola filosofia del linguaggio che si potrebbe fare al riguardo, io le mie idee ce l'ho, ma concentriamoci sull'etimologia di lavoro. Lavoro, labor, laboris, che in latino significa... fatica, qualcosa di pesante, qualcosa che vorresti non fare, ma che sei costretto a fare. Questa è in prima battuta, poi sì anche, ma in prima battuta proprio labor, ha a che fare con questo senso di faticosità e di costrizione. E questo non vale solo per il latino, ma vale anche per i dialetti, per esempio. Io sono di origine siciliana e ricordo quando a casa si parlava, mio padre e mia madre tra di loro parlavano in siciliano, e in siciliano lavorare si dice travaggiare, travaggio. Ma guarda un po', anche in francese travailler, anche in spagnolo trabajo, trabajar. Travaglio. A noi abbiamo il travaglio del parto e il lavoro che cos'è? Il travaglio del partorito. Una volta che sei stato partorito, è che il tuo travaglio, che devi lavorare. E infatti ci sono le mitologie che insegnano questo. Una, per esempio, si chiama di Accadica, mezzaluna fertile, Tigri, Eufrate, da quelle parti lì, Atrahasis, che dice che gli dèi crearono gli esseri umani perché erano stanchi di lavorare. E allora dice, sai che c'è? Mi creo dei, così come noi facciamo con i robot adesso, salvo poi con l'intelligenza artificiale che i robot diventano più intelligenti di noi e poi faranno loro lavorare noi, ma questo è un altro discorso. E gli dice la vecchia mitologia che gli dèi, appunto, per non lavorare loro, creano gli esseri umani per lavorare. Ma anche in greco, ergazomai, lavorare, va bene, è un po' neutro, ma poneo,
o anche ascheo, che sono termini che rimandano al lavoro, altri due verbi per dire lavorare, rimandano alla fatica, ponos è fatica, proprio lavorare, è proprio la fatica. Infatti in napoletano lavorare si dice faticare, a fatica. Ecco, questa è l'etimologia. Ma possiamo non lavorare? Voi conoscete qualcuno che non lavora? Anzi, scusate, voi sì, lo sapevo che sarebbe stata così. Infatti conoscete qualcosa che non lavora? Perché qualcuno che non lavora nel senso del labor, va bene, ce ne sono, va bene, ma nel senso di ergazomai, nel senso, non vorrei diventare troppo complicato, ma nel senso proprio di ergon, ergazomai rimanda a ergon in latino, ergon vuol dire opera, e ergon rimanda a, attenzione bene, ergon rimanda a energeia, en ergon, energeia. Energia, energia. Che cos'è l'energia? I fisici rispondono: la capacità di compiere un lavoro. Voi conoscete un essere, una qualunque forma di essere che non sia energia? No, non la conoscete, perché tutto l'essere che voi potete pensare, un sasso, una pietra, l'aria che in questo momento stiamo respirando, senza la quale non saremmo, che cos'è? È lavoro. È lavoro di tre gas. Ossigeno, azoto, argon. Azoto 78%, ossigeno 21%, 0 punto quasi un 1% di argon e poi varie cose per arrivare. L'aria lavora. L'aria c'è perché questi elementi atomici si uniscono tra di loro, formano il sistema che noi chiamiamo aria e noi respiriamo. Atmen in tedesco, atmosfera, atman, anima, ma prima ancora che essere anima è il respiro, la sfera del respiro dentro cui siamo. Ma l'acqua che è qui alle spalle, il mare, ma non solo qui alle spalle, che è qui dentro di me, perché io sono acqua, voi siete acqua, 60%, 70%, quante ne siamo? Che cos'è? Lavoro. Cioè, scusate, se l'energia è la capacità di compiere il lavoro è la peculiarità ontologica dell'energia. È il prodotto immediato. Che cosa fa un ventilatore? Ventila. Cosa fa un forno? Scalda. Cosa fa l'energia? Lavora. E noi cosa siamo? Energia. E quindi noi cosa facciamo? Lavoriamo. E se voi conoscete qualcuno che non lavora, voi conoscete una delle persone sfortunatissime. Se voi, per esempio, andate in vacanza, magari siete in vacanza in questo momento, voi potete pensare una vacanza senza lavoro, una vacanza non è un inferno, una vacanza senza lavoro, cioè una vacanza non pensata, non voluta, non programmata, non curata con attenzione. Che cos'è la cura? Che cos'è l'attenzione per te e per gli altri se non lavoro? Allora, non è che noi facciamo un lavoro, no, noi siamo lavoro, noi siamo lavoro. Sì, è questo, noi siamo lavoro. Ma certo, poi occorre fare la distinzione tra l'essere lavoro e fare i lavori. Uno può dire, ma tu stai parlando da filosofo, si vede che, cioè, prova a fare il minatore, prova a fare, certo, lo so, io ho provato, tra l'altro, minatore no, ma il muratore sì, no, non è proprio, ho provato a fare il dipendente,
ho provato a avere su di me quella sensazione di essere dipendente, cioè in balia di fai questa cosa. Io capivo che quella cosa non se la facevo come mi veniva detto, non è, eppure dovevo farla, è terribile, lo so. Quindi non sto facendo l'elogio del lavoro così come ad Auschwitz stava scritto Arbeit macht frei, cioè ridicola cosa. Peraltro poi è vero, è così terribile quella frase che è vero che il lavoro rende liberi. Naturalmente il lavoro vero, non la schiavitù. Il lavoro vero, se avete la fortuna di trovare il lavoro vero, il lavoro che si confà alla vostra personalità, voi siete esseri umani liberi, perché la libertà non è non fare niente, ovviamente, ma è lavorare in maniera consapevole, creativa e responsabile. E allora sei un essere umano libero, degno di questo nome, e non sei un lazzarone. Quindi è chiaro che esiste una distinzione tra i lavori che possono essere usuranti, degradanti e tutto quello, e bisogna combattere, e il lavoro come realtà fisica e filosofica e spirituale della quale parlavo. Però la ricetta non è disprezzare il lavoro, ma semmai è combattere perché i lavori siano all'altezza del lavoro. Bene, spero di aver chiarito il primo punto, anche l'applauso ha suggellato questa, che a quanto pare sono riuscito a chiarire cosa intendo per lavoro, questo è il primo punto. Secondo punto, lavoro interiore e cosa intendo per interiorità? Voi ci credete? All'interiorità? O pensate che non esista? Cioè, credete che voi non siete, che non è, credere non è la parola, voi sentite, sperimentate, questa è la domanda giusta, voi sentite, sperimentate che non siete solo esteriorità, che non siete solo il vostro corpo? Oppure no? Qui si può discutere naturalmente, qui si entra in una dimensione che chiamiamola supremamente soggettiva. Accettare o meno il concetto di interiorità significa ritenere che un essere umano non è solo esteriorità. Noi siamo esteriorità, certo che sì, eccomi qui con la mia giacca blu, la camicia bianca, e le altre cose, e gli occhiali, e il tipo con i capelli, eccetera, eccetera, ciascuno di voi è la stessa, con l'età che ho, non ho più l'età che avevo, non ho ancora l'età che avrò, se l'avrò, e tutte queste cose, quindi siamo esteriorità. Ma quell'anima che avevo da bambino è ancora dentro di me? Quei sogni che avevo da bambino sono ancora, quel bambino che ero è ancora qui? Quei bambini che voi eravate sono ancora dentro di voi? E se sono dentro di voi, che cosa significa? Che quei sogni che avevate da bambino e da bambini, da bambina, e che non avete tradito. Sapete, io penso che una delle cose più belle della vita sia proprio questa. Io penso che una delle cose più belle della vita sia proprio quello di poter dire, di guardarsi e dire, ma io da ragazzo avevo, da bambino, da ragazzo avevo dei sogni, avevo degli ideali. Ho fatto tanti errori, ho sbagliato di qui, però non li ho traditi. Sono ancora qui, sono rimasto fedele, non mi sono venduto. Per quanto è possibile,
sono rimasto coerente con, sì, facendo le mie cose, cambiando, non esiste. Poi quel valore della coerenza per la coerenza a volte è persino stucchevole, non va bene, bisogna essere flessibili, cambiare, essere dialettici, capire che la vita ti invade e quindi ti fa capire che alcune cose che pensavi erano sbagliate, che quindi devi evolvere. Certo, tutte queste cose va bene, ma io sto parlando degli ideali. E uno dice, io questa cosa, ecco, se questo è vero, se anche voi sentite che questa cosa, se sto parlando di un'esperienza che qualcuno di voi fa, beh, allora che cosa significa che dentro di me c'è qualcosa che è sempre rimasto uguale? La mia esteriorità è mutata, e muterà, ma c'è qualcosa che permane. E cosa permane? Allora, come la chiamate la vostra interiorità? Beh, un tempo avevamo le idee chiare al riguardo, il che, parentesi, non è necessariamente un bene avere le idee chiare sulle cose complesse. A volte sulle questioni complicate avere le idee non tanto chiare può essere anche un passo in più, nella misura in cui sai perché non sono chiare. Sai che cosa non è chiaro, perché un conto è che tutto è confuso, e un conto è che quello che era chiaro comincia a diventare chiaroscuro, e quello che era scuro comincia a diventare chiaroscuro anche lui, e capite che la differenza tra il non vedere niente e il fare un passo in avanti e vedere di più e quindi non potere mettere a fuoco, perché se tu vedi solo una cosa, tac, il focus è chiaro. Se cominci a vedere più cose, allora il focus non c'è più, ma è un passo in avanti. Il fatto che le cose siano sfocate piuttosto che così chiare, perché sono numerose, perché sono di più. Perché cominci anche a considerare la posizione altrui oltre che la tua. Va bene, ma in ogni caso, come la chiamate? Un tempo si diceva anima, e tutti eravamo d'accordo, ma adesso io dico anima e in questa piazza, non so quanti siamo, compresi le persone che stanno dietro, e se dico anima qualcuno dirà sì, va bene, qualcun altro dirà ma ancora, parlare di anima ancora, l'anima, ma... E quindi come la chiamiamo la nostra interiorità? Qualcuno la chiama psiche? Che poi non è nient'altro che psiche, e cioè quindi ancora anima, anche se c'è chi dice che psiche non bisogna tradurla anima, ma bisogna tradurla vita, e effettivamente a volte bisogna tradurla vita, ma a certe volte bisogna tradurlo anima, va bene, ma non entriamo nelle cose un po' troppo arzigogolate, e quindi la domanda ritorna, come la chiamate la vostra interiorità? Anima, spirito, sé, mente, psiche, coscienza, cuore, tanti modi. In ogni caso, tutti questi nomi rimandano a quell'esperienza che alcuni esseri umani, alcuni di voi di sicuro, non di sicuro tutti, ma alcuni di sicuro compiono, che è quello di non ritenersi totalmente definiti dall'esteriorità, sia corporea sia anche psichica, cioè l'esteriorità così come appare, ma di avere qualcosa di più antico dentro di sé che permane, nonostante il cambiamento, nonostante il fluire di tutto. Tutto scorre, quando la mente dice tutto scorre, non scorre. Non so se è chiaro. Come la chiamate quella facoltà della mente che vede che tutto scorre e dice tutto scorre? Ma se tutto scorre e io dico tutto scorre, dicendo tutto scorre, quella cosa che io dico non scorre. Perché sto dichiarando qualcosa che è sempre. E quindi c'è qualcosa che permane. La filosofia che ci convoca qui questa sera ci insegna che noi certo siamo soma,
corpo. Certo, noi siamo bios, vita biologica. Noi certo siamo zoe, cioè vita zoologica. Ma siamo anche psiche, cioè vita psichica. E non solo, siamo anche nous, cioè vita noetica, cioè quella vita che non scorre, perché quella parte di te che vede che tutto scorre, che dice tutto scorre, quella parte di te che dicendo che tutto scorre non scorre, perché sempre questa frase sarà vera, quella parte di te è stata vista 2500 anni fa ed è stata chiamata nous. E quindi capite che noi siamo... Quanti piani ha questo palazzo? Ah, ne abbiamo di più noi. Di più. E che cos'è il lavoro interiore? Arriviamo, terzo punto. È esattamente il lavoro sui diversi livelli della nostra esistenza. Perché se non lavori interiormente su di te, sei solo pianterreno. Semplice. Soma. Corpo. Ma siccome sei un corpo vivente, insomma, sei anche bios, va bene, e siccome sei anche non solo bios, perché anche quegli alberi sono bios, ma sei anche, cioè hai fame, hai desiderio di sesso, hai tutte queste cose, allora sei anche zoe. E siccome a volte guardando i film magari capita anche che ti commuovi, allora sei anche psiche, sei anche sentimento, sentimentalismo, a volte ti commuovi. Ma se non lavori su di te, ti fermi lì. E ti fermi lì. Che cos'è il lavoro interiore? Terzo punto. Il lavoro interiore lo capiamo in contrapposizione al lavoro esteriore, chiaro? Il lavoro esteriore è quello che noi facciamo su qualche cosa di diverso da noi. Il lavoro esteriore è il lavoro dove c'è una differenza tra soggetto e oggetto, tra il soggetto che lavora e l'oggetto che è lavorato. Questo è il lavoro esteriore. Avete cucinato questa sera? Magari ieri, insomma, uno cucina, fa delle cose, sta lavorando, però ha davanti a sé, che ne so io, il pesce, la verdura, le cose, la pasta, il riso, eccetera. Questo è l'oggetto e lui è il soggetto. E questo che vale per la preparazione del nostro cibo vale per qualunque altro tipo di lavoro che differenzia l'oggetto, il soggetto che lavora dall'oggetto che è lavorato. Anche quando fate il trucco, o facciamo, perché ormai anche gli uomini lo fanno, allo specchio, è sempre comunque un lavoro esteriore, perché abbiamo la possibilità di oggettivare, cioè lavoriamo sulla nostra esteriorità. È così, quando ci guardiamo allo specchio e ci pettiniamo e facciamo... Il lavoro interiore, invece, si contrassegna per il fatto che il soggetto e l'oggetto sono la stessa cosa. Voi lavorate sulla vostra interiorità. Chiamatela anima, chiamatela psiche, chiamatela sé, chiamatela emotività, chiamatela sentimenti, chiamatela passione, chiamatela cuore, chiamatela come volete. Il lavoro interiore avviene quando voi riuscite, perché non sempre ci si riesce, a distanziarvi da voi stessi, a oggettivarvi. E devo bere un po' d'acqua.
perché sentivo che andava giù la voce. E oggettivandovi vi mettete in ordine, oppure vi mettete in disordine, vi mettete in crisi, oppure uscite dalla crisi, ma in ogni caso lavorate su voi stessi. Questo è il lavoro interiore. E naturalmente, mentre il lavoro esteriore ha un riferimento, perché se state preparando da mangiare, poi lo potete vedere come avete preparato da mangiare, e se avete preparato da mangiare per gli altri vi possono dire come avete preparato, che buono, oppure ma cos'è, eh? Quando lavorate su voi stessi, voi siete nella condizione di essere sia chi lavora, sia il direttore dei lavori. E quindi si può barare. E quindi non si è mai del tutto sicuri. Però è così. Quindi occorre disciplina per lavorare interiormente. Io qui ho scritto finalità. Perché? Nel senso di perché devo lavorare su di me? Ma perché devo lavorare esteriormente, mi è chiaro, devo preparare da mangiare, devo guadagnarmi lo stipendio, eccetera, è inutile fare altri esempi, ma perché devo lavorare su di me? Io ho scritto queste finalità che la filosofia e in genere la spiritualità ci consegnano. Conoscere se stessi. Gnosis auton. Stava scritto nell'architrave del Tempio di Delfi. Diventare ciò che sono. Diventa ciò che sei, diceva Pindaro, e poi Nietzsche lo riprende, no, nel sottotitolo dell'Ecce Homo. Imparare a morire, dice Platone nel Fedone, tutta la filosofia è imparare a morire. Uno dice, no, ma guarda, preferirei non rimandare. Sì, certo, sì, facile, tutti. Però poi la redderazione mi arriva e magari impari ad invecchiare, impari a ritirarti nella foresta, impari a poco poco diminuire, impari a fare spazio. Ma ci sono altre finalità ancora, essere autentici. Si può vivere una vita sempre non autentica, cioè sempre autenticità è formata da due parole, autos ed entos. Autos vuol dire proprio io, entos vuol dire dentro. Quindi proprio, sì, l'interiorità, ancora una volta l'interiorità, si può vivere, passare l'esistenza con una maschera. E poi un'altra maschera, senza avere mai proprio il proprio volto, senza mai essere se stessi. Si può passare l'esistenza così? Conoscete qualcuno che vive così? È capitato anche a voi? Capita anche a voi adesso di vivere così? Recitando? A cosa serve il lavoro interiore? A toglierti la maschera, finalmente. È facile? No, è difficile. Ma tutte le cose belle sono difficili. E poi mettiamola anche in religione, se volete, a salvare la propria anima. Salvare la propria anima. Cioè quei sogni dell'infanzia, cioè quel desiderio di essere puliti, di essere veri, di non mentire, di non tradire, insomma quella cosa, salvarla.
È possibile questo? Beh, se si lavora interiormente, sì, salvare la propria anima, non fallire come esseri umani. Ci sono delle persone che al cospetto del cosiddetto mondo, della mondanità, sembrano perfettamente riusciti, ma sono dei fallimenti totali dal punto di vista umano, dal punto di vista di ciò che veramente non passa nell'esistenza. E quindi che cosa serve lavorare interiormente? Ma serve a questo, a convertirsi, sapete, convertirsi. La conversione non è solamente un concetto religioso, no, è anche un concetto filosofico. Platone ne parlava come periagoghe. Periagoghe è che tu stai andando e a un certo punto fai inversione a U, capisci che sei sulla strada sbagliata e fai così, torni indietro. Vi è mai capitato di capire di essere sulla strada sbagliata? Non sto dicendo guidando, quello è capitato a tutti, sto dicendo esistenzialmente, e di dire no, devo cambiare, e avete cambiato. Plotino ne parlava come epistrofè, la stessa cosa, conversione. C'è un verso di marcia, un senso di marcia, un verso di marcia, si può divertere e tutto il mondo non fa nient'altro che dire tu ti devi divertere, devi divertirti, divertisman, diceva Pascal, devi divertirti, devi uscire fuori verso il verso così, divertiti, la civiltà del divertimento, sempre a pensare mai alla realtà vera delle cose, meno che mai a imparare a morire, meno che mai a imparare a soffrire, meno che mai all'autenticità, sempre esteriorità, sempre falsità, sempre sorrisi, canzoni, TV. C'è ancora sorrisi e canzoni TV? La comprava mia zia quando ero bambino, entrava in casa. Sempre questo, che a volte va bene sorridere, canzoni e la TV, ma la vita di un essere umano lo possiamo dire qui che siamo in un contesto di filosofia, in televisione non si possono dire queste cose perché poi non va bene, ma in un contesto di filosofia almeno queste cose si devono dire. E la vita non è solo sorrisi, canzoni e TV, la vita è anche sofferenza. Non è solo sofferenza, ma è anche sofferenza. E tutti noi che viviamo lo sappiamo che la vita è sofferenza, lo sappiamo e soffriamo. E a volte non puoi neanche, come dire, manifestarla questa sofferenza. Vedete, un tempo si poteva, uno aveva un dolore, aveva un lutto, c'era la possibilità di condividerlo. Si portava il lutto, ci si vestiva di nero, si guardava la città, la casa, perché ti era morta una persona cara. Adesso sono scomparsi i segni del lutto, sono scomparsi i segni del dolore, bisogna tutti essere sorrisi e canzoni e TV e internet, eccetera. Io non ho niente contro i sorrisi, canzoni e TV, ma se la vita è solo questo, è falsità. E allora il lavoro interiore qual è? Ma il lavoro interiore è anche quello di saper portare la sofferenza, perché la sofferenza c'è. È tutto della vita, ma qualcuno pensa che la vita, tutta la vita sia sofferenza. Il Buddha pensava così, Schopenhauer pensava così. Troppo pessimisti? Ma lasciamo perdere, di sicuro c'è. Sapete, ci sono due esperienze che non si possono negare, o meglio, scusate, ci sono due esperienze che nessuno nega. Dico teoreticamente, dico a livello filosofico, si negano nel divertissement, si legano alla radio, alla TV, perché queste cose non vanno bene, ma quando si pensa, nessuno mai ha negato la sofferenza e la bellezza. Io ho trovato persone che negano Dio, che negano la verità, che negano la giustizia, che negano l'anima, figuriamoci, che negano l'amore. Dice l'amore non c'è, esistono gli amori, storie d'amore, quante ne vuoi, ma l'amore non c'è. Non ho trovato nessuno
né del passato né del presente, che nega la bellezza e la sofferenza. Poi voi trovate filosofie e religioni che o accettano uno o accettano l'altro in maniera unilaterale, e invece, siccome sono le due esperienze decisive della vita, noi, come dire, lavoriamo interiormente su noi stessi e sulla realtà quando sappiamo portare sia una sia l'altra, rendendo onore tanto alla bellezza della vita quanto alla sofferenza della vita. Voi dite, ma è contraddittorio? Io dico sì, anzi non solo contraddittorio, è antinomico. Ma non l'ho inventata io la vita, così è, supremamente bella e supremamente ingiusta, cioè ricolma di sofferenza. Il dottor Givago, pagina all'inizio. Se fossi a casa prenderei la mia copia, ma tipo pagina 20. Com'è bella la vita, ma perché proprio questo dà un senso così intenso di dolore? Una delle frasi più belle, io ricordo ancora quando l'ho letta, dico, pum, ti arriva un colpo di energia. È proprio così. Quindi perché dobbiamo lavorare interiormente, ma per essere capaci di affrontare questa contraddizione che è la vita, sapendo rendere onore tanto alla sofferenza quanto alla bellezza della vita, senza cadere totalmente sul versante della sofferenza pensando che la vita sia ingiusta, sia terribile, sia meglio non essere nati, sia una prigione, sia una... e viceversa. Rendere onore alla sofferenza senza pensare che la vita sia solo sorrisi e canzoni, eccetera. Reggere la contraddizione non è facile e occorre lavorare. E occorre avere una filosofia, cioè che è quella cosa che dicevo all'inizio, cosa, che è quella piattaforma ideale che ti consente di prendere una distanza dalle onde della vita e di saper vedere e reggere sia le onde della sofferenza sia le onde della bellezza, senza cadere nelle sirene della sola bellezza e senza cadere nelle arpie della sola sofferenza. Questa è la finalità. E adesso arrivano i consigli, che non sono miei, ma sono di questi tre bellissimi brani che io vi leggo. Io non voglio cadere nella retorica, dire non sono nessuno per darvi consigli. Potrei anche darvene qualcuno, scrivo i libri dove, no, quindi non voglio, però, come dire, ben più autorevolmente di me. Sentite un po'. Cosa scrive, perché è ancora vero, vivo, è vivo, il pensiero quando è vero è vivo. Chi l'ha scritto non c'è più, ma chi scrive cose vere, queste cose vere sono sempre vive, quindi sentite. Cosa scrive Plotino? ...1800 anni fa, più o meno. È il lavoro interiore. L'ho preso perché si parla del lavoro interiore. E qui sentirete uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi, che paragona il lavoro interiore al lavoro di uno scultore e dice: tu sei come uno scultore di fronte alla sua statua, anche tu hai una statua. Ecco, sentite cosa ho detto prima: il lavoro interiore è quel lavoro che consiste nella differenza tra soggetto e oggetto.
Allora tu sei lo scultore, ma tu sei anche la statua. Tu sei lo scultore, tu sei la statua, devi scolpire la statua dentro di te. Ecco, questo Plotino ha visto queste cose e le ha scritte, e noi abbiamo la fortuna di poterle risentire oggi. E io adesso vi leggo. Se non vedi ancora la tua propria bellezza, scusate la parentesi, il fine è esattamente questo, giungere a vedere la tua bellezza. Vedi il fine del lavoro interiore, un'altra cosa, qual è il mio fine, perché devo lavorare, perché devo vedere la mia bellezza, il mio vero sé, non il mio essere libido, turpitudo, il mio essere, tutte quelle robe che il inconscio, il mio essere volontà di potenza negativa, di prepotenza, va bene, tutte queste cose, no, devo vedere la mia bellezza. Perché è vero che io sono anche il male, ma io sono anche il bene, il bello, bello, che è la stessa cosa. Allora, se non vedi ancora la tua propria bellezza, fa come lo scultore di una statua che deve diventare bella. Toglie questo, raschia quello, rende liscio un certo posto, ne pulisce un altro, fino a far apparire il bel volto nella statua. Allo stesso modo anche tu togli tutto ciò che è superfluo, raddrizza ciò che è storto, purificando tutto ciò che è tenebroso per renderlo brillante, e non cessare di scolpire la tua statua finché non brilli in te la chiarezza divina della virtù. Va bene? La chiarezza divina della virtù. Noi dobbiamo, voi fate quel che volete, non voglio dire noi dobbiamo, figuriamoci. Io devo, poi se voi volete essere sempre convinto che in me possa esistere la chiarezza divina della virtù. Ed è bellissimo sentire questo. In questo mondo di sfiducia rispetto al fenomeno umano, in questo mondo nel quale così ci sentiamo in trappola, ci sentiamo persi, non abbiamo... Ecco, risentire, riprendere questi testi sacri, perché questi sono testi sacri, almeno in questo contesto, i testi sacri della filosofia. E sentire che in me è possibile giungere alla chiarezza divina della virtù, questa arete che è theia, che è divina. Ecco il lavoro che posso compiere ogni giorno. E adesso una donna. Il 20 giugno 1942, la sua città era Amsterdam ed era occupata dai nazisti. Vedo che già qualcuno sorride perché ha capito di chi si tratta, no? Etty Hillesum, questa ragazza che a 29 anni venne bruciata, venne gasata e poi bruciata ad Auschwitz. Ecco, l'anno prima, gli anni ne aveva 28, e nella sua città, che era lei che portava la stella gialla, e se noi abbiamo qualche ragione per essere pessimisti, pensate quante ne aveva lei, va bene? Ecco, lei sul suo diario, e se non avete letto il diario, vale per le Enneadi di Plotino anche, però diciamo un po' più difficile rileggere le Enneadi di Plotino, ma il diario di Etty Hillesum veramente non dovete perderlo, se posso darvi un consiglio. Ecco, il 20 giugno 1942 scrive così
ad Amsterdam sotto occupazione nazista, lei con la stella gialla. Trovo bella la vita e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma ciò non è grave. Dobbiamo cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio. Il resto allora verrà da sé. E lavorare a se stessi non è proprio una forma di individualismo malaticcio. Una pace futura potrà veramente essere tale solo se prima sarà trovata da ognuno in se stesso, se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo, è l'unica soluzione possibile. Io non so... Sì, possiamo applaudire alla memoria di Eti Hillesum, perché sono parole bellissime che ci riconciliano, anche queste come quelle di Plotino, che ci riconciliano con la nostra dimensione umana, con la nostra umanità. Perché tutto consiste nel cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio. Il nostro lato serio è quel lato che ci fa prendere, sì, sul serio, quella spinta verso la virtù, verso la giustizia, verso il bene, verso la bellezza, quel saper guardare in faccia la sofferenza, quel voler essere autentici. Insomma, queste cose su cui molti ridono. E deridono e fanno sarcasmo e pensano che siano cose così. No, prendere sul serio queste cose è l'unica maniera per essere, per fare filosofia al mare. Non c'è altra filosofia, questa è la filosofia, questa. Se non si fanno queste cose, uno può anche scrivere tutti i libri che vuole, può fare parlare. Se non fa questo, non c'è questo filei, non c'è questo amore per Sofia. Perché la Sofia, la sapienza, bisogna realizzarla dentro di sé. Semplice. A dirsi. E infine il terzo brano, facciamo un salto... Ancora prima di Plotino. E se vi parlo di, se vi come si dice, vi leggo questo brano, ancora prima di Plotino, ma dall'altra parte del mondo, andiamo in Cina, è un brano bellissimo di un testo taoista. Io ho un grande amore per il taoismo, beh, anche per il buddismo, anche per l'ebraismo, anche per tante cose. Però diciamo che il taoismo mi sento proprio molto vicino, ecco. Anche a Gesù, sia chiaro. Però al gesuanesimo, meno al cristianesimo. Al gesuanesimo. Ecco, allora, questo brano è tratto da uno dei testi, il taoismo ha almeno tre testi sacri, imperdibili, ovviamente il Tao Te Ching, il Naye e il Chuanzu. Chuanzu è veramente un testo fantastico, fantastico nel vero senso della parola, proprio di grandi voli di fantasia, un'immaginazione potentissima. È molto bello da leggere. Ebbene, nel capitolo 12 c'è quello che adesso vi leggo. È stato scritto in polemica con i confuciani, perché i taoisti è la scuola rivale dei confuciani. I confuciani erano, diciamo così, più disciplinati, più ligi all'obbedienza e quindi anche all'efficienza, volevano lavorare, volevano i frutti del lavoro e quindi
Invece i taoisti, al contrario, pensavano che noi, a proposito proprio del lavoro, non dobbiamo lavorare. Che il nostro vero lavoro consiste nel non lavorare. Anche non lavorare è un lavoro, sia chiaro, non è che uno prende e non lavora così. Occorre il wumei, il non fare, è proprio un atteggiamento, è proprio una maniera di essere. Tu vedi un problema, immediatamente sei portato a risolverlo, sbagli. Tu vedi un problema, ti devi sedere e fare in modo che questo problema passi. E non è facile, perché noi al contrario siamo portati al dover fare, all'azione, a fare, e a volte questa azione ci porta a complicare, soprattutto, non so, i genitori nei confronti dei figli vedono un problema e arrivano, vengono i consigli, cose, invece bisognerebbe sedersi e dici, ma guarda che sta andando fuori strada, e lascialo andare fuori strada, ma guarda che si fa male, e lascialo farsi male, guarda che non è facile questo lavoro, questo non lavoro, è anche un lavoro, appunto, tutto è lavoro. Va bene, in ogni caso, adesso sentite, c'era un discepolo di uno dei principali discepoli di Confucio, si chiamava Zigong, che passa e vede un vecchio contadino che lavora, ma non ottiene granché. E fa tanta fatica, ma non lavora. E allora gli propone di lavorare con una macchina, con un marchingegno. Adesso sentite il dialogo tra i due. E perché concludo con questo? Ma perché, siccome noi parliamo del lavoro, adesso dobbiamo stare attenti alle macchine. Dobbiamo stare attenti alle macchine. Dobbiamo evitare che la dialettica servo padrone di Hegel, cioè quella dialettica secondo cui il padrone fa lavorare il servo perché lui è padrone, mica lavora, poi cosa succede? Che poi alla fine il servo è effettivamente il padrone perché sa fare tutti e lui è un re fannullone, è assolutamente nulla, è un inetto. Ecco, questa dialettica adesso che partirà, si diffonderà, anzi è già partita, ma si diffonderà sempre di più, l'intelligenza artificiale, gli umanoidi, ChatGPT e tutte queste cose, ma arriveranno nelle nostre case, sono già arrivate, insomma le macchine, e noi perdiamo le mani, e noi perdiamo, non scriviamo più, scrivete ancora, le usate la penna, la matita, scrivete a mano, la calligrafia, Le cartine, prendere in mano le cartine, ogni tanto guardare, per non essere sempre eteroguidati. Come facevamo prima, senza? Va bene, adesso io non ho niente contro le macchine in sé, però nella misura in cui le macchine fanno tutto e noi non facciamo più niente, sapete come se le cose non si usano si perdono. Diceva un mio amico inglese, if you don't use it, you lose it, lo perdi se non lo usi. E le connessioni neurali sono così, le sinapsi, se non le unisci non si uniscono più e quei canali che c'erano si seccano. E quindi bisogna stare attenti alle macchine, non dobbiamo diventare... Cioè il rischio è che le macchine diventano umane e noi diventiamo macchine. Vabbè, è per questo allora che a proposito del lavoro e lavoro interiore mi è venuto in mente questo brano di 2500 anni fa o giù di lì che narra di Zigong, discepolo di Confucio, che vede un vecchio contadino che lavora e non ottiene granché e fa tanta fatica, e gli dice, ma guarda che c'è un marchingegno per fare questo, c'è una macchina per fare questo, in un solo giorno puoi irrigare un'area 100 volte più grande con poca fatica e molto maggior risultato, non ti piacerebbe averla? Il contadino chiede spiegazioni, riassumo, le ascolta, prima diventa tutto rosso, poi ride sarcastico, poi si calma e risponde così. Ho udito
il mio maestro dire che dove ci sono macchine ci sono problemi meccanici e dove ci sono problemi meccanici ci sono menti meccaniche. Quando la mente è meccanica, la semplicità è perduta. Quando la semplicità è perduta, la vita dello spirito non ha più nulla che la sostenga. Quando la vita dello spirito non ha più nulla che la sostenga, il Tao non può sorreggerti. E rivolto a Zikon conclude: conosco la macchina di cui parli, ma mi vergognerei di servirmene. Ora, sapete chi erano i luddisti? Erano quelli che all'inizio della rivoluzione industriale distruggevano le macchine. Io non sono un luddista, altrimenti dovrei distruggere il microfono con cui vi sto parlando, che pure è una macchina. Non dovrei prendere il treno domani per tornare a casa, che pure è una macchina. Non dovrei avere il cellulare qua dentro, che ce l'ho, che pure è una macchina. Quindi non è che... ecco, chiaro, no? Come sempre l'equilibrio. Quindi io non ho in sé nulla contro le macchine. Però è vero, questa cosa è vera, che stiamo perdendo la semplicità, che le menti sono meccaniche, che pensiamo che tutto debba essere efficiente, efficace, dare un output, dare un prodotto, e noi anche testiamo l'intelligenza dei nostri ragazzi a scuola e li istruiamo proprio per essere performanti, per fare prestazioni. Non c'è più educazione. A proposito di maieutica, di cui dicevo prima, educazione, istruzione, noi abbiamo più solo la istruzione, non abbiamo più educazione. Istruzione, instruire, le parole non mentono, instruire vuol dire questa cosa qua, instruire. Struere è la parola latina che vuol dire costruire, cioè noi parliamo latino, che l'italiano, quindi struere, strumento, struttura, costruire, industria pure viene da qua, quindi e noi formiamo nella scuola i nostri bambini e noi stessi siamo formati così per essere strumenti, veniamo istruiti per essere strumenti. È sbagliato? No, è giusto. La macchina, Zikong, qualche ragione ce l'aveva, la macchina va bene, è giusto, però c'è bisogno anche di quest'altro movimento. Non solo instruire, mettere dentro, pensare che quel bambino o la bambina davanti a me è una scatola vuota, che lo devo istruire, mettere dentro informazioni per farlo funzionare. No, deve essere anche una persona, devo essere cosciente che dentro questo bambino c'è interiorità. Poi chiamatela psiche, chiamatela cuore, chiamatela anima, coscienza, chiamatelo come c'è, cioè quell'interiorità, e che l'interiorità educere, tirare fuori, devo tirarla fuori e farla crescere e fare che diventi pensante e fare che diventi libera e che dica io penso oppure io non penso, che dica io con questa consapevolezza, con questa libertà, con questa responsabilità. Questo è il lavoro interiore. Quindi io sono stato, come dire, contento di avervi fatto sentire la voce di Plotino, la voce di Etty Hillesum e la voce del vecchio contadino taoista, e spero così di aver servito la vostra interiorità parlandovi del lavoro interiore. Grazie dell'attenzione.